Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo e fantastico video. Era un po' che non facevo dei video così in cui vi parlavo direttamente in camera, tra l'altro riguardo Giappone, e quindi ho detto cavolo, ne devo assolutamente fare uno. Sono nella mia nuova dimora qui a Milano, perché adesso sono qui a Milano per tutto gennaio, sarò qui anche a marzo, mentre a febbraio torno in Giappone che devo pagare le tasse e ad aprile mi ritrasferisco in Giappone, e anche se continuerò a fare tutti i viaggi, ma comunque sede principale sarà il Giappone di nuovo, quindi piccola news per voi. Allora, che dire, oggi volevo fare un nuovo video sul Giappone, in particolare volevo parlare di 10 modi per i quali si può venire arrestati in Giappone. Questo è un video che in realtà hanno fatto anche dei miei amici inglesi, quindi in descrizione vi lascio anche il loro video. Io ho fatto delle piccole aggiunte e vi racconterò la mia esperienza con la legge in Giappone, perché in Giappone la legge è estremamente uguale per tutti. Allora, il primo modo per cui si può venire arrestati in Giappone è, avete presente la Pasmo o la Suica, che sono le carte dei treni? Se voi usate quella di qualcun altro, solitamente c'è anche scritto, voi quando la comprate magari prendete un Teikiken, che sarebbe il pass dei treni che magari va da una determinata stazione ad un'altra per un periodo di tempo, e magari c'è un vostro amico che deve andare in quella stazione quel giorno, voi quel giorno dovete lavorare e magari gli prestate la carta. Beh, fate molta attenzione perché non è legale, ma è frode, e quindi se voi usate praticamente la carta di qualcun altro col nome di un altro e la polizia se ne accorge, o comunque anche la stazione dei treni, vi possono arrestare. State molto attenti. Il secondo modo per il quale si può venire arrestati in Giappone è droga. In Giappone sono molto rigidi, nel senso che anche avere un minimo di marijuana può portare veramente a farvi tornare nel vostro paese, a non poter tornare in Giappone per anche 10 o 20 anni. Per esempio c'è stato Paul McCartney, che non è potuto tornare in Giappone per tanti anni perché l'hanno beccato con della marijuana. Ha fatto notizia quando è potuto finalmente tornare. Tra l'altro anche Paris Hilton, che ha avuto dei problemi con la legge, l'hanno rimandata a casa, lei è arrivata fino in aeroporto e poi l'hanno rispedita nel suo paese. Qui ovviamente la marijuana non è legale, per cui se ti beccano, accidenti, paghi le conseguenze. Io vi dico, in Giappone mi è capitato che mi proponessero droghe anche in locali spessissimo, soprattutto anche a eventi eccetera, cioè ci sono molti modelli che fanno uso di molte sostanze in Giappone, non solo marijuana, ma ci sono varie cose, insomma rifiutate sempre perché è veramente pericoloso, cioè a parte poi quello che vi porta, che non sto parlando della marijuana, sto parlando ovviamente di cose un pochino più forti. Comunque è pericoloso, anche perché se vi trovano poi vi mandano via dal paese e non potrete più tornare. Un'altra delle cose per cui possono arrestare è se avete con voi, magari mentre andate in giro, un piccolo coltellino o un coltello svizzero che è superiore ai 5,5 mi sembra centimetri, è considerato un'arma, e quindi se vi trovano vi mandano in gattabuia. Tra l'altro anche i cosplayer, quando magari vogliono avere delle spade particolari, non le possono fare in metallo, proprio perché potrebbero sembrare delle armi o potrebbero passare per armi per la polizia, quindi potreste finire male anche se si tratta di un cosplay, quindi fate molta attenzione. Il quarto motivo per il quale si può venire arrestati è se si dorme fuori, ovvero se si dorme tipo nella stazione, magari uno si appisola, che ne so, oppure finisce per addormentarsi davanti a Hachiko per qualche motivo. Ragazzi, lo so che si vedono spesso i salaryman embriaghi, però può capitare quella volta che magari il poliziotto gli gira e vi arresta, perché non è una cosa che si può fare in Giappone. Quindi state molto attenti. Il quinto modo per il quale si può venire arrestati in Giappone, questo riguarda soprattutto gli stranieri, è se non vi portate con voi la vostra Zairyukado, che sarebbe la vostra carta da stranieri, diciamo. In passato la chiamavano Gaikokujin Torokusho Meisho, adesso si chiama Zairyukado, sarebbe questa carta in cui c'è scritto il vostro visto, che siete lì con un permesso, eccetera eccetera. Se non l'avete, questo è successo anche a me, che io tanti anni fa, uno dei primi anni che ero in Giappone, c'avevo questa Zairyukado, io mi portavo sempre con me la fotocopia perché avevo paura di perderla. E però mi hanno detto che non va bene, e infatti quel giorno, per fortuna mi hanno lasciato andare, ma mi hanno detto che il giorno dopo devo andare lì portando la mia Zairyukado e poi mi faranno delle domande. Allora sono andato lì, mi hanno trattenuto, mi hanno messo in prigione perché avevo tutto con me, però comunque
mi hanno fatto le domande, mi hanno preso le foto e poi mi hanno accompagnato fino a casa con la loro macchina e per verificare che l'indirizzo che c'era scritto sulla mia carta fosse realmente il mio indirizzo di casa. Quindi veramente non è una cosa da sottovalutare, non portarsi indietro la carta. A me è andata bene e solitamente va a quasi tutti bene, non capitano mai delle cose pazzesche, però ho sentito se a loro gli girasse possono anche tenervi in cella per 40 giorni solo perché non girate con un documento valido. Insomma, bisogna stare attenti. E il sesto, questo vale invece per i turisti che devono, invece loro non hanno la Zairyukado ma hanno il passaporto. Quindi voi ragazzi, se andate in giro per il Giappone, mi raccomando, portatevi sempre con voi e non perdete il passaporto. Se lo perdete, correte alla polizia a dire che l'avete perso, perché se voi dichiarate di aver perso il documento non vi mettono in prigione ma contatteranno l'ambasciata eccetera eccetera. Ma se voi non lo fate potreste andare veramente nei casini. E vabbè, il settimo motivo, sette, e questo riguarda le biciclette. Questa sembra quasi comica, però ragazzi non è da sottovalutare, perché un mio amico avvocato è stato arrestato e tenuto per ben 8 giorni in prigione perché non aveva la carta che potesse dimostrare che quella bicicletta fosse sua. E infatti non era sua, era di amici che gliel'avano prestata, però quel suo amico era all'estero in quel momento, non si trovava in Giappone, quindi non c'era modo di contattarlo. Quindi finché questo suo amico non è tornato in Giappone ha potuto dimostrare che era la sua bicicletta, questo povero avvocatino è stato arrestato. E quindi ragazzi, se vi prestano delle biciclette, fate attenzione di avere un recapito telefonico di questo vostro amico, o ma anche lì io ve lo sconsiglio: se volete usare la bicicletta, prendetevi la vostra bicicletta e andate assolutamente in giro con la carta che dice che è la vostra bicicletta. E ragazzi, so che non è una cosa da dire, però insomma è vero che il numero di stranieri che vengono fermati in bicicletta è più alto di quello di giapponesi, quindi avete il doppio delle probabilità di essere fermati se siete degli stranieri, e purtroppo è così. L'ottavo motivo, questo riguarda soprattutto gli studenti, ma non solo. La maggior parte dei visti di lavoro infatti non consentono di lavorare in bar oppure in hostel o hosto club, quindi se volete fare l'host o l'hostess non potete farlo, e se vi beccano vi cacciano. Mi sembra che uno dei pochi visti che lo consenta sia quello di matrimonio, se la vostra moglie vi lascia o marito, perché quello non ha limiti, però gli altri visti vi impediscono solitamente di lavorare in questo tipo di ambiente. Infatti per colpa di queste hostess o comunque ragazze dancer che venivano a lavorare appunto in questi club, che comunque diciamo un pochino insomma mi sto un po' allungando troppo, però è quasi un giro di prostituzione in alcuni di questi locali, quindi venivano molte ragazze magari di vari paesi asiatici, le chiamavano qua col visto da intrattenimento, magari da ballerine, e poi le mettevano a lavorare in questi locali. Per via di questo intrallazzo che c'è stato, è stato cambiato il visto da intrattenimento. Adesso il visto da intrattenitore è molto più diciamo rigido e devi dare molte specificazioni su che tipo di lavoro fai. Questo interessa particolarmente me perché io all'inizio avevo il visto da intrattenitore e vabbè, per fortuna adesso ne ho uno più forte. Nono motivo, questo vabbè anche un po' logico, è quello se si rimane in Giappone oltre la scadenza del vostro visto, che ricordiamo per il visto turistico è di 90 giorni, mentre per i vari visti dipende un po' dal vostro visto. Rimanere, fare overstay, quindi più di quello che voi potete stare legalmente in Giappone, ha veramente delle gravissime conseguenze che possono impedirvi di tornare in Giappone per un periodo che può andare dai 5-10 anni o anche di più se alla polizia gli gira, quindi veramente fate attenzione. Il decimo motivo invece riguarda le prescrizioni mediche. Infatti ci sono moltissimi medicinali che sono illegali in Giappone, magari invece sono legali in Europa, in Italia o in America, quindi se voi magari venite dal vostro paese, arrivate in Giappone con delle medicine che sono illegali in Giappone, assicuratevi di avere la prescrizione medica. Se avete la prescrizione medica, forse vi fanno tenere i medicinali, o forse se non sono magari questioni di vita o di morte, magari ve li confiscano anche i medicinali. Però se non avete la prescrizione è veramente pericoloso perché è illegale, quindi potrebbero arrestarvi. Lo so ragazzi, questo lo trovo abbastanza assurdo, però la legge è così in Giappone, quindi adesso lo sapete. Se venite in Giappone con dei medicinali particolari, mi raccomando portatevi la prescrizione medica o fatevela mandare, o insomma state attenti, perché sinceramente metti
che non vi arrestano, però vi confiscano i medicinali perché non avete la prescrizione e poi dovete farvi la vacanza o viaggio in Giappone senza medicinali, quindi anche quello è brutto. Vi aggiungo un ultimo motivo extra: questo non vi porta all'arresto nel 99.9% dei casi, ma cercando nel dark del web ho scoperto che qualcuno è stato arrestato. Buttare la spazzatura, soprattutto la spazzatura ingombrante, magari nei supermercati, magari di nascosto, oppure in alcuni posti senza essere visti, non lo so perché si pensa di non essere visti, e può portare all'arresto oppure al pagamento di una tassa altissima. Quindi se magari l'avete visto fare da altri youtuber, veramente, magari buttare la spazzatura nei supermercati non è una cosa né da imitare né da fare, perché magari allora è andata bene, però a altri potrebbe non andare così bene. Comunque la legge in Giappone è molto severa, è molto rigida, quindi anche sulle piccole cose che possono essere la spazzatura bisogna stare estremamente attenti. Quindi ragazzi, fate attenzione. Spero che questo video vi sia piaciuto e ditemi se vi piacciono questi video un po' così, in cui vi parlo del Giappone un po' a ruota libera, perché era un po' che non ne facevo video, cioè solitamente mi finivo sempre per fare video con qualcuno. Questa è un po' una novità, di tornare a fare dei video così da solo. Ditemi se vi piacciono e vi prego davvero di lasciare un mi piace se vi è piaciuto questo video e di condividerlo con chi magari sta per fare un viaggio in Giappone, che così non rischia di essere arrestato. Un abbraccione dal vostro Seba e leggerò tutti i commenti, quindi mi raccomando lasciatemi tanti. Ciao ciao, grazie per aver visto questo video.